Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Incominciamo un'altra settimana con la grazia di Dio, oggi che è lunedì 23 di agosto del 2021 e in questa puntata noi continueremo a leggere la parola del Signore. Stiamo leggendo il libro di Secondo Re, noi leggeremo il capitolo 12 e il capitolo 13. Mi raccomando, metti un like e condividi. Noi vogliamo sempre leggere la parola del Signore. Secondo Re, capitolo 12, parola di Dio, dice così, capitolo 12. Il settimo anno di Joas cominciò a regnare e regnò 40 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Sibia da Beerseba. Joas fece ciò che è giusto agli occhi del Signore per tutto il tempo in cui fu consigliato dal sacerdote Ioiada. Tuttavia, gli altri luoghi non scomparvero. Il popolo continuava a offrire sacrifici e incenso sugli altri luoghi. Joas disse ai sacerdoti, tutto il denaro consacrato che sarà portato alla casa del Signore, vale a dire il denaro versato da ogni israelita censito, il denaro che paga per il suo riscatto personale secondo la stima fatta dal sacerdote, tutto il denaro che qualunque persona decida di portare alla casa del Signore, i sacerdoti lo ricevono. Ognuno dà le sue mani dei suoi conoscenti e se ne servono per fare i restauri alla casa. Dovunque si troverà qualcosa da restaurare, ma fino al 23esimo anno del re Joas, i sacerdoti non avevano ancora eseguito i restauri alla casa. Allora il re Joas chiamò il sacerdote Ioiada e gli altri sacerdoti e disse loro, perché non restaurate quel che c'è da restaurare nella casa? Da ora in poi, dunque, non ricevete più denaro dalle mani dei vostri conoscenti, ma lasciatelo per i restauri della casa. I sacerdoti acconsentirono a non ricevere più denaro dalle mani del popolo e a non aver più l'incarico dei restauri della casa. Il sacerdote Ioiada prese una casa, le fece un buco nel coperchio e la collocò presso l'altare a destra, entrando nella casa del Signore. I sacerdoti che custodivano la soglia vi mettevano tutto il denaro che era portato alla casa del Signore. Quando vedevano che c'era molto denaro nella casa, il segretario del re e il sommo sacerdote salivano a chiudere in sacchetti e contare il denaro che si trovava nella casa del Signore. Poi consegnavano il denaro così pesato nelle mani dei funzionari preposti ai lavori della casa del Signore, i quali pagavano i falegnami e i costruttori che lavoravano alla casa del Signore. I muratori e gli scalpellini compravano il legname e le pietre da tagliare per restaurare la casa del Signore e provvedevano a tutte le spese relative ai restauri della casa. Ma con il denaro portato alla casa del Signore non si fecero per la casa del Signore né coppe, né d'argento, né smoccolatoi, né bacinelle, né trombe, né alcun altro utensile d'oro o d'argento. Il denaro che si dava a quelli che facevano l'opera ed essi lo impiegavano a restaurare la casa del Signore. E non si faceva render conto a quelli nelle cui mani si consegnava il denaro per pagare chi eseguiva il loro lavoro, perché agivano con fedeltà. Il denaro dei sacrifici per la colpa e quello dei sacrifici per il peccato non si portava nella casa del Signore, era per i sacerdoti. In quel tempo Asael, re di Siria, salì a combattere contro Gat e la conquistò. Poi si dispose a salire contro Gerusalemme. Allora Joas, re di Giuda, prese tutte le cose sacre che i suoi padri Giosafat, Joram e Acazia, re di Giuda,
avevano consacrate. Quelli che avevano consacrate stesso e tutto loro che si trovava nei tesori della casa del Signore, del palazzo del re. E mandò ogni cosa ad Azael, re di Siria, il quale si ritirò da Gerusalemme. E ancora, il rimanente delle azioni di Ioas, tutto quello che si fece, trova scritto nel libro delle cronache del re di Giuda. I servitori di Ioas si rivoltarono, fecero una congiura e lo colpirono nella casa di Millo, sulla discesa di Silla. Iosacar, figlio di Simeat, e Iozabab, figlio di Somer, suoi servitori lo colpirono ed egli morì e fu sepolto con i suoi padri nella città di Davide. E Amazia, suo figlio, regnò al suo posto. Ora, secondo Re, capitolo 13, parola del nostro Signore. Nel 23esimo anno di Ioas, figlio di Acasia, re di Giuda, Ioacas, figlio di Jeuel, cominciò a regnare sopra Israele a Samaria. Regnò 17 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, imitò i peccati con i quali Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto peccare Israele, e non se ne allontanò. L'ira del Signore si accese contro gli israeliti ed egli li diede nelle mani di Azael, re di Siria, e nelle mani di Ben-Hadad, figlio di Azael, per tutto quel tempo. Ma Ioacas implorò il Signore, e il Signore lo esaudì, perché vide l'oppressione sotto la quale il re di Siria teneva Israele. Il Signore diede un liberatore agli israeliti, ai quali riuscirono a sottrarsi al potere dei siri, in modo che i figli di Israele poterono abitare nelle loro tende, come prima. Ma non si allontanarono dai peccati con i quali la casa di Geroboamo aveva fatto peccare Israele, e continuarono a camminare per quella via. Persino l'idolo di Astarte rimase in piedi a Samaria. Di tutta la sua gente, a Ioacas, il Signore non aveva lasciato che 50 cavalieri, 10 carri e 10.000 fanti, perché il re di Siria li aveva distrutti e li aveva ridotti come la polvere che si calpesta. Il resto delle azioni di Ioacas e tutto quello che si fece e tutte le sue prodezze sono scritte nel libro delle cronache del re di Israele. Ioacas si addormentò con i suoi padri e fu sepolto a Samaria. Ioas, suo figlio, regnò al suo posto. Nel 37esimo anno di Ioas, re di Giuda, Ioas, figlio di Ioacas, cominciò a regnare sopra Israele a Samaria e regnò 16 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore e non si allontanò da nessuno dei peccati con i quali Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto peccare Israele, ma seguì la stessa strada. Il resto delle azioni di Ioas e tutto quello che fece e il valore con il quale combatté contro Amazia, re di Giuda, sono scritte nel libro delle cronache del re di Israele. Ioas si addormentò con i suoi padri e Geroboamo salì sul trono di lui. E Ioas fu sepolto a Samaria con il re di Israele. Eliseo si ammalò di una malattia che doveva condurlo a morte. E Ioas, re di Israele, scese a trovarlo, pianse su di lui e disse: padre mio, carro e cavalleria di Israele. Eliseo gli disse: prendi un arco e delle frecce. E Ioas prese un arco e delle frecce. Eliseo disse al re di Israele: impugna l'arco. Egli impugnò l'arco. Eliseo posò le sue mani sulle sue mani, le mani del re. Poi gli disse: apri la finestra a oriente. E Ioas l'aprì. Allora Eliseo disse: tira. Egli tirò ed Eliseo disse: questa è una freccia di vittoria da parte del Signore. La freccia della vittoria contro la Siria. Tu sconfiggerai i figli ad Afek sino a sterminarli. Poi disse: prende le frecce. Ioas le prese ed Eliseo disse al re di Israele: percuote il suolo. Egli lo percosse 3 volte e poi si fermò.
L'uomo di Dio si adirò contro di lui e disse: avresti dovuto percuoterlo 5 o 6 volte. Allora tu avresti sconfitto i Siri fino a sterminarli, mentre adesso non li sconfiggerai che 3 volte. Eliseo morì e fu sepolto. L'anno seguente delle bande di Moabiti si fecero una scorreria nel paese. E mentre alcune persone stavano seppellendo un morto, scorsero una delle bande e gettarono la salma nella tomba di Eliseo. Appena toccò le ossa di Eliseo, il morto risuscitò e si alzò in piedi. Azael, re di Siria, aveva oppresso gli israeliti durante tutta la vita di Joacas. Ma il Signore fece loro grazia, ne ebbe compassione e fu loro favorevole a causa del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. E non li volle distruggere e fino a ora non li ha respinti dalla sua presenza. Azael, re di Siria, morì e Ben-Hadad, suo figlio, regnò al suo posto. E Joas, figlio di Joacas, riprese a Ben-Hadad, figlio di Azael, le città di Azael, che Azael aveva conquistato in guerra, e Joacas, suo padre. Joacas lo sconfisse 3 volte e recuperò così le città di Israele. Parola del nostro Signore. Allora, io ti aspetto domani per il giorno 24, quando noi leggeremo ancora la parola del nostro Signore. Però nel frattempo io voglio fare a te un saluto e aspettando che possiamo incontrarci domani, sempre a mezzogiorno, sul canale di Nicodemo Fabiano. Metti un like e condividi. Io ti aspetto per leggere la parola del Signore dal lunedì al venerdì. A mezzogiorno leggiamo la Bibbia insieme. Un santo bacio in Cristo Gesù.